Si sta smantellando uno stato sociale perché noi non abbiamo una clientela di altissimo livello, abbiamo persone che hanno bisogno di risolvere dei problemi. Chiediamo di eliminare questi tagli perché non è più accettabile far fronte a tutte le richieste. Basta tagli dal governo, l'assistenza fiscale e previdenziale garantita gratuitamente da CAF e patronati gestiti dai sindacati sono un servizio essenziale per milioni di lavoratori, pensionati e disoccupati che un commercialista non possono permetterselo. Questo chiedono CGIL e CISL e UIL che hanno oggi presidiato il palazzo della prefettura all'Aquila. Anche per il 2016 nel patto di stabilità sono previsti infatti interventi di riduzione sul fondo dei patronati per 28 milioni di euro e sul fondo per i compensi e CAF per 40 milioni per il 2016 e ulteriori tagli da 70 milioni per il 2017 e 2018 per arrivare al salasso finale nel 2019 con un taglio di 100 milioni di euro. Un incomprensibile attacco che avrà effetti devastanti anche in Abruzzo, denunciano fuori il palazzo del governo i sindacati, che sarà pagato dai cittadini e anche da centinaia di dipendenti che operano negli uffici dedicati. Noi già adesso abbiamo dovuto ridurre, e io parlo come CGIL, di un paio di persone su quattro, però il problema è che noi lavoriamo molto anche con il volontariato, per cui riusciamo, non dico a sopperire del tutto a queste problematiche, siamo in enorme difficoltà a fornire il servizio ai cittadini. Non è ammissibile che vengano fatti questi tagli perché il nostro patronato è gratuito e oltretutto in questo modo si andrebbero a eliminare tanti posti di lavoro.